Ben ritrovati con A Tu per Tu, questa settimana sì che torna diciamo nella sua forma tradizionale, politica. Ovvero parliamo di politica, perché la settimana passata avevamo un po' il bavaglio e sì. Vabbè, però è stato un argomento molto interessante, quello delle famiglie arcobaleno. Ma che politico che abbiamo! Assolutamente, te hai subito voluto giocare un po' in casa, no? Nel senso che nella tua Subbiano, dove tra l'altro tu non ti sei, diciamo, dai, non ti sei voluto ricandidare. No. Come no, mai? Vabbè, ora lui ce lo dirà. Lui lo sa perché. Ah, sa anche perché non si è ricandidato lui, eh? Ho no, capito. Diciamo vabbè. Che Subbiano è veramente un caso emblematico della crisi politica generale. Insomma, c'erano cinque liste. Cinque candidati. Sì. Quindi... Ma insomma, il territorio aretino, vabbè, Subbiano effettivamente è un caso particolare, ma ti ricordi qualche tornata elettorale fa, c'erano addirittura 12 candidati nel comune di Arezzo, io me la ricordo, quella era proprio una scheda elettorale lenzuola. Sono 99.000 abitanti. Ho capito, ma insomma sono sempre 12 cristiani. Dice lei, 5... Sì, se ma infatti, fai le proporzioni... Infatti, avete fatto... avete fatto... 1.300. Ci picchia, un candidato ogni 1.000 più o meno. Sì. Va bene. Quindi Arezzo ne avrebbe avuti quasi 100 di candidati. Esatto. Quindi, sì, insomma... sì. Senti, ricordiamo chi ha vinto a Subbiano, ora io ovviamente tanto per fare un po' di cronaca, poi ovviamente parliamo. Ma io direi che che ce lo dice lui chi ha vinto, ma ci dice era tutto lui. Cioè, chi volevi, no, chi è politicamente che ha vinto a Subbiano? Sì, ma anche. Spero ce lo dica lui, perché non lo so, cioè Subbiano... Ma forse bisognerà ritornare anche indietro 5 anni fa. Allora, intanto lei, vabbè, ex sindaco. Lei è un ex sindaco, prendiamo atto. No, lei è un ex sindaco. Un ex sindaco, sì. Perché poi dietro le quinte ci diamo del tuo, quindi... Sì, sì. L'attuale sindaco, insomma, è una donna e lei è entrato di nuovo in consiglio comunale, però, sì, giusto? Sì. Questo è un po' il quadro. È arrivato secondo. Sono arrivato secondo, da solo. Ho preso la coppa del nonno. Esatto. Vabbè, però, insomma, su 5 candidati... È stata una bella sorpresa per me, però io pensavo di vincere, praticamente ero partito per vincere. Noi si parte, quando ci si presenta, si parte tutti per vincere. Tutti. Anche chi Oddio. È arrivato ultimo aveva partecipato per vincere. Oddio, non lo so, non lo so, perché quando ci sono così tanti candidati ci sono le famose liste disturbo, diciamo. Ma non, io per me non era. No, secondo disturbo. Lei non era non il caso era di Subbiano. Forse, no, la sua no, però... Forse la quarta poteva... evitare, perché lei veniva da un consiglio comunale vecchio, insomma ha fatto l'assessore con me 4 anni, praticamente vede? Poteva evitare quella lista, la poteva tranquillamente evitare, perché io gli ho sempre detto che non poteva vincere lei, non poteva, lei ha preso i voti che gli avevo detto io, non più e nemmeno. Va bene, allora facciamo un po' un passo indietro. Allora, vogliamo ricostruire la storia sì. politica degli ultimi 5 anni che Subbiano? Sì, perché immagino. Praticamente gira intorno sempre su di me, sulla persona, no. sulla persona diciamo Maggini. Diciamo che su di lei gira intorno da 20 anni, da 25. Da 20 anni, forse 25. Da 20 anni, no, che... facevo conti stamattina che sono andato in pensione nel 98, a dicembre. E già eri lì dentro? No. No, nel 99. Cioè, è un po' così oggi, è un po' semi seria, vabbè. Okay. Allora io voglio dire questo, che nel 2014 ho appoggiato una lista civica, per me era civica. Invece dopo, quella di Antonio De Bari. Sì, e dopo è risultata politica, perché poteva essere anche politica. E, insomma c'è stato un pochino dei problemi fra me e il sindaco. Ma, abbiamo visti. Sì, ma tolto le deleghe, mi tolse le deleghe, perché il sindaco ha la possibilità di togliere certo. le deleghe. Ma col sindaco o con un'altra persona della lista? Ma poteva essere anche con un'altra persona, ma non chi col era sindaco. Sindaco vero? Il vero sindaco, il vero sindaco era, io mi dissocio, lo dico, Il vero sindaco è stato Rossi Alessandro, il vero artefice di tutto questo sgangeo che c'è stato sul piano era lui, era la persona che faceva e disfaceva. Mi dispiace per il sindaco insomma uscente, perché lui ha subito per me queste cose, non lo so. Però se lui non subite. Si è ricandidato. No, non si è candidato, è stato in lista. No, non si è candidato come sindaco, ma si è candidato è stato come lista. Consigliere. Però vedi, quando tu pensi di aver fatto bene, la prima cosa che fai, no? Tanti sindaci. Tanti sindaci. Lui si è ricandidato consigliere. Non... È un po' strana come cosa. Sì, è un po' strana questa cosa, capito. Però hanno presentato un'altra ragazza sì. che sembrava che nuova, insomma, sul nuovo.
però non avevano fatto conti. Un ingegnere, diciamo. Una persona molto qualificata. Benelli, no? La persona presidente che poteva tranquillamente amministrare Subiano. Un'ottima persona, diciamo. Sì, assolutamente, il presidente dell'ordine è arrivata terza, non è che è arrivata terza lei, io dico chiaramente, perché quando lei entrò in consiglio comunale, la spinsi io a fare la consigliera. Ma insomma, lei che fa lì? Il burattinaio? No, gli fece il burattinaio. Tutte le liste, di destra, di sinistra, di centro. No, non era di destra, di sinistra. Per me quella lista lì non era di destra, era come la mia che ho fatto ora. Ora è una lista civica, non appoggiata di destra e di sinistra. Sono ragazzi giovani, questi che ho presentato ora, sono tutti nuovi della politica. Non c'era un personaggio che poteva portare... Però, immagini, non ci dica proprio così, perché la moglie del sindaco da chi lavorava? La moglie del sindaco, quella del sindaco uscente. Diciamo che questa volta forse effettivamente lei ha fatto una lista di gente nuova, e anche estranea un po' a certi meccanismi che ci sono. Quella del sindaco di ora? La sua lista. La mia lista. No, dicevo questa volta, ma l'altra volta non mi sembra che era la il volta progetto passata, non la era volta buono. Passata lei lavorava da insomma, un... Insomma, voglio dire, diciamolo chiaramente, il babbo dell'attuale sindaco l'altra volta chi appoggiava? Appoggiava la tua lista. Oh, quindi eravate insieme. Era un ex mio assessore, appoggiava un'altra lista. Dopo hanno litigato con quella, come io sono uscito, dopo piano piano, secondo me qualcosa era successo fra di sé, non era... Però hanno litigato il babbo dell'attuale sindaco. Mannaggia, però con la, robe, con la lista, se posso... Con la, però il problema, io il problema farei una cosa, è, io par... secondo te io mi potevo candidare in una no, situazione? Il problema vedi, non è che siamo noi. Siamo noi chi si è presentato. Il problema, secondo me, è stato anche i cittadini. Chi gliene ha dato il voto a questi personaggi? Perché questo, loro ora rappresentano certi personaggi. A voglia che lei dica, io vorrei mettere qualcosa sull'urna, su dei fogliettini, e se tira sorte, com'è? Di destra o di sinistra? Di destra magari gli risponderemo, me lo dovrà dire insomma al Consiglio Comunale, perché io faccio capogruppo e questa è una cosa importantissima, che io mi devo confrontare con uno di destra però, o con allora, uno di lei sinistra. Aveva fatto la civica con Antonio De Bari, sì, no? Che poi sinceramente per le scelte che ha fatto nel suo mandato, io non lo definirei un sindaco di sinistra. Però lei non la definirei una persona che politicamente sta a destra, no? No, quindi come si stava insieme 5 anni fa? Allora, noi abbiamo fatto una lista civica. Capisco, la lista però civica, dietro le liste civiche possono rappresentare chiunque. Io praticamente non ne avevo tessere quando abbiamo fatto la lista. Adesso l'ha ripresa? No, io non prenderò tessere, chiaramente non avrò mai tessere. E l'ha avuta del PD? L'ho avuta del PD... Ma l'ho avuta 10-12 anni fa. Ora forse dopo, per quello che diremo anche dopo, sarà l'occasione che la riprenda la tessera del no, PD. No, io non la riprendo, io farò guerra a quello del PD forse. Io la farò, ve lo dico chiaramente, farò guerra al segretario, farò guerra all'assessore regionale. Vabbè, comunque questo diciamolo dopo, ora andiamo avanti con la storia. Quindi abbiamo capito che 5 anni fa fondamentalmente... Nel suo progetto, Maggini, c'erano molte persone dell'attuale progetto del sindaco che ha vinto. Sì. Okay? Sì, c'era Babbo. Babbo. E non Babbo. Solo. Sì, c'era Babbo. Candidati? Che era Babbo che era assessore. Diciamo che, ad esempio, a Subiano ha un ruolo molto importante la Chiesa. L'altra volta chi appoggiava la Chiesa? Ma non noi. Non noi, la Chiesa forse aveva altri progetti, e questa volta... Ma la Chiesa non dovrebbe appoggiare nessuno? Sì, ma ce lo vuol dire. Io ora siamo in televisione, non posso dire certe cose, perché se dico come si è comportato il prete, dopo... Bene, si è comportato bene, l'abbiamo avuto anche prima. Io gli voglio bene, gli voglio bene. Tutti in campo anche i preti. Ma ce lo vuol dire, senza nomi...
però poi prende sotto braccio Maggini, persone. Ma ce lo vuol dire i centri di potere veri che ci sono a Subiano? Chi sono? Ora, quello di ora? No, no, in generale, senza ma dire... Ma ce n'è quattro che ci sono degli potere, imprenditori? Degli imprenditori, c'è dei commercianti, c'è delle persone... C'è la Chiesa, c'era la Chiesa, c'era la Proloco, c'è altre persone, insomma, ecco. Ci sono dei capi bastoni politici? Ma sono anche dei capi bastoni politici, perché uno era stato presidente alla Proloco, praticamente dopo è entrato in consiglio comunale. Io, secondo me, lo sbaglio nasce lì, che le associazioni devono stare di fuori. Lo sbaglio è proprio sulle associazioni, capito? Perché le associazioni devono presentare i bilanci come una cosa normale, ben dettagliati, le entrate, le uscite, con le ricevute, fatture, le associazioni, ma le presentano, non lo so. Ora io le chiederò al prossimo consiglio, quando, che tutte le associazioni devono essere consapevoli che si lavora per Subiano, non si lavora per proprio stessi, per fare politica. Perché ora non lo so se questa sindaca di ora... Sindaco di ora avrà la forza di non mettere un ex personaggio di una Proloco che era presidente a far l'assessore, perché lui non fa niente per niente, questo personaggio. Io non credo che lui rinunci a fare l'assessore, perché c'è la Scordi, penso che ci sia l'accordo. Ora vediamo un po' il risultato, il 12 penso che ci sia consiglio, perché è cosa utile, è verso il 12-3 verrà che tanto più là non si andrà. E dopo si vedrà. Poi io vorrei sapere, non è che voglio fare guerra a lei, Ma questo... Io voglio portare avanti le stanze dei cittadini. Voglio essere costruttivo con le persone. Però io dico questo. C'è anche una legge del 5 dicembre, sembra 5 dicembre del 2013, della Regione Toscana, che dice certi personaggi che erano incompatibili. Uh-huh. E lei per me è incompatibile a fare il sindaco. Sì, però facciamo un po' di chiarezza, se no te ci confondi. Sì. Allora, quindi veniamo... Io mi dissocio di nuovo, lo dico. Veniamo alla politica di allora. Serenamente, pacatamente, alla politica di allora. No, allora, veniamo alla questione delle ultime elezioni. Delle ultime. Quindi abbiamo capito che 5 anni fa... Cosa è successo? Sì. Ok? Le cinque, quindi, l'ultima elezione. Ora cosa? L'ultima elezione. L'ultima, no, aspetti, l'ultima elezione. Aspetti, prima delle ultime elezioni. Oh. Andiamo avanti prima delle ultime elezioni. No, apposta, le dicevo. Intanto vorrei che lei cominciasse a dirci quando ha maturato l'idea che si voleva ricandidare e come. Con chi aveva preso rapporti, con chi si era organizzato. Sì, sì, per presentarsi. No, voglio andare proprio a quel punto. Di maggio, d'aprile-maggio. Di che anno? L'anno passato, 2018. Aprile-maggio mi chiama una persona, degli amici, mi chiama e dice se fa una riunione a casa mia. E io tranquillo ho fatto la riunione a casa sua e c'era l'attuale segretario, perché ancora o era non era insomma segretario, penso che non sia stato, il segretario del PD. Mi chiama e c'erano 5, 6, 7, 8 persone e si parla, che ancora non era segretario, diceva... prima che diventasse segretario, vorrei diventare segretario del PD, e, insomma, voleva che quasi che non si mettesse bastoni fra le ruote. E io dissi, ma uno vale l'altro per me, io non sono mica tesserato, non ero tesserato del PD, non sarò tesserato del PD, non mi ci vedo con questo PD. Chiaro. E, sicché si è continuato le riunioni, lui è diventato segretario, è cresciuto l'amicizia fra tutte le persone. A un certo punto mi hanno richiamato, sempre alle riunioni, mi hanno detto, guardi, dice, ma tanto lo farai te il candidato. Così, a botta secca del segretario. Ma io lì per lì non ne avevo maturato di fare il candidato, ve lo dico chiaramente. Non ne avevo, ma proprio avevo quasi... detto di no, che non volevo fare più nulla. E a questo punto ho principiato a farci un ragionamento. Si è fatto incontri fra noi della minoranza, noi tre, che si era rimasti in tre, insomma, i personaggi, la parte dell'uomo, insomma, noi si era uomini, insomma, dopo le donne parecchio si sono lagnate, hanno detto che avevano problemi, insomma. E si è fatto anche le riunioni con Bobini, Davide, Fartoni e Maggini. Capito. E Maggini. E abbiamo fatto delle riunioni per vedere un po' se si trovava appunto la situazione.
Però questi, io avevo una certa spinta da parte di un certo partito che dovevo fare una lista civica, dovevo fare io la lista civica, e loro mi appoggiavano. Ma è stato un po'... Penso 14 di gennaio il PD ha fatto un accordo con certe caratteristiche, dicendo che ci mettevano un test... fare il sindaco, una persona Senta, che... Senta Magini, se, per chi ci ascolta, quindi lei verso nel mese di, nell'autunno dello scorso anno aveva l'accordo con il PD, o beh, sbaglio, beh, ho arrivo, capito arrivo, male? Arrivo, sì, avevo no, quasi l'accordo, sì. Ho capito bene. A voce sì, vocale. Aveva, quindi lei comunque aveva l'accordo col sì. segretario del PD, con tutto sì, il suo con consiglio, gruppi che lei era il candidato sì, del PD. Questo sì, ha detto, avevo maturato, questo dice lei, avevo okay? maturato la mia candidatura okay. quasi. Però io non ci pensavo, perché oramai chi ha fatto il segretario del PD, chi fa ora, l'ho avuto come assessore, io lo conosco bene, sicché lo conosco bene, dopo centro per il bene, centro per il bene. E voglio dire questo, che a questo punto abbiamo fatto riunioni, il 14 gennaio ha maturato un documento fatto dal PD, che mettevano in testa, facevano una lista civica, appoggiavano una lista civica, con una persona capace, io non mi ritenevo capace, però una persona che aveva fatto amministrazione, mettendoci persone giovani, e io stavo formando questa lista giovane. E avevo chiesto a 4-5 persone, non ne avevo chieste tanto, se volevano rimanere sulla lista, sì, e mi avevano detto di sì. A questo punto siamo andati avanti, io ho avuto problemi in casa perché sono sparito un po' dalla circolazione, e qualcuno mi teneva in contatto. Un giorno mi sento chiamare, mi dice, si fa una riunione, a cosa, appoggio la cosa. Bene, vado su e mi trovo il segretario del PD, un'altra persona, c'era 5-6 persone, e c'era il babbo di questa sindaco di ora. Mi disse, allora io faccio candidata a sindaco, e te mi devi fare il vice sindaco. E io dico, e che roba questo, è questa? Questo lo dice lui, poi magari... Noi sentiremo anche l'altra no, parte. No, non è smentita. Non lo sappiamo se... È una cosa... La è una cosa è uscita anche su altri giornali. È uscita anche, sì, okay. Non è smentita questa cosa. Non è smentita da nessuno. Ma ti chiamo anche qualche imprenditore di quelli che si sì, diceva Sì, c'era un imprenditore che... Ti chiamò in quell'occasione? Sì, sì, e che ti disse? Mi chiamò in quell'occasione, io gli dissi che non ne avevo mai messo le mani sul suo sacco, tanto l'ho detto, io mi posso viaggiare a testa alta. Che ma quando perché lui che ti diceva? Lui mi diceva di fare il vice sindaco per forza, okay. Capito? E io gli dissi no, io ma non allora vado... questo sindaco che ha vinto del PD, scusa, se gli chiedi, il PD diceva di candidarsi, vabbè, io non vado, non andavo a cercare i posti, sì, sì, io no, volevo capito, rilanciare però... Subbiano, non andavo a cercare il posto, perché i posti è una cosa, capito, le sedie, e rimettere in moto Subbiano era un'altra. Capito? Era un'altra cosa, ma io mi sentivo disposto a rimetterci la mia faccia per rimettere il moto sul piano. E questo personaggio che voleva fare il sindaco, che è un progettista molto noto di impianti elettrici, molto noto, sicché lui ha fatto l'assessore con me, e lo tenevo sotto controllo molto, perché io sono voluta uscire a testa alta da fare il sindaco, non volevo beghe, non le volevo allora e non le vorrò mai. Praticamente chi amministra deve andare avanti con questa opinione. Io gli dissi che non lo facevo e lui, questo imprenditore, ha insistito tanto, ma io non, all'ultimo non rispondevo manco più al telefono, perché intanto io non, quando ho detto una cosa ho deciso una cosa. E a questo punto mi maturò il mercoledì prima di presentare la lista, il martedì o il mercoledì, telefonai a delle persone e dico si fa la lista. Ho fatto la lista, siamo arrivati a questo punto. Ma non è quello che è successo. Io dico questo, che secondo me, lo dico, era meglio che vincesse quasi l'amministrazione precedente. Perché qui c'è da ripartire, qui c'è molti personaggi a Subbiano che andranno a battere così. Forse lei sarà a favore dei dipendenti, perché essendo un dipendente, perché quando si è presentata, vi ricordate Bittoni a Castiglione Fiorentino? Lui era presidente del Serristori, si era già dimesso, era incompatibile. E ora questa cosa qui si è ripetuta a Subbiano.
Io ho guardato, non c'è precedente. L'attuale sindaco è dipendente dell'amministrazione? Sì, ha preso l'aspettativa, però è dipendente. C'è una causa in corso, dice, ma la causa la levo. Forza, ha vinto, la levava. Se non ne aveva vinto, che faceva? Detto questo, mandiamo la pubblicità e ci dissociamo durante la pubblicità, Faltoni, eh? Va bene? A fra poco. No, ma... Insomma, dietro le quinte è meglio decisamente di quello che poi va in onda. Ma detto questo, ci eravamo lasciati, insomma, con questa... Non so, lei sostiene che l'attuale sindaco eletto sia addirittura incompatibile con questa carica. Ma io non Quindi ho... vedremo, insomma, vedremo. Io dai, non se ho questa... aspettato che lei vincesse. Per dirlo. Io l'ho sollevato prima. Vogliamo spiegare agli elettori qual era la situazione? Sì. Che l'attuale sindaco era... dipendente del comune di Subiano, quindi fino al giorno a prima giorni, dell'ultimo, al 23 di aprile, sì. Addetta all'anagrafe e, sì. E praticamente era responsabile dell'anagrafe, era un ufficiale dell'anagrafe. Praticamente lei, a questo punto qui, quando noi ancora ci sapeva il problema è che non ci si poteva più presentare in televisione perché non che si poteva... C'era la par condicio, quindi 45 giorni prima. Lei era dipendente ancora del comune. E queste cose, lavorava in comune, aveva contatti con i dipendenti, aveva contatti con le persone, con i cittadini. E chi me lo dice a me che faceva già campagna elettorale? Chi ce lo dice a noi? Questo non lo possiamo sapere. Non però, lo possiamo sapere, però lei lo sapeva dice, lei. Me lo chiedo. Sapeva lei. Però dubbio, me lo il dubbio nasce. Il dubbio ma rimane. Non è che... questa cosa qui cambi qualcosa, però io dico questo, voglio ringraziare tutti i cittadini che mi hanno votato, 819 voti sono tanti che una persona prende, secondo me mi volevano e anche se sono stato fuori 5 anni, però io dico questo, che non possiamo andare dietro, io voglio sapere, vorrei sapere se è di destra o di sinistra. Però, ecco, le volevo chiedere un'altra lo cosa. Lo vedremo nelle scelte lo che farà. Sì, a parte ora questo ce lo dirà lei, ma le volevo chiedere questo. Mi risulta che in campagna elettorale chi ha vinto quindi l'elezione si è presentata come con un vento di novità, cioè nel senso che ha fatto tutta la campagna elettorale dicendo noi siamo tutti estranei alla politica, non nessuno di noi ha avuto incarichi, dietro di noi non c'è nessuno, siamo noi, e ecco, allora è la verità, sono tutta gente nuova della politica, dietro di loro non c'è nessuno oppure non io, è così? Io stamattina prima di venire qui, prima è uscito il sindaco e dietro è il sindaco Ombra, che è il suo babbo, uno. E sicché già i cittadini devono saperlo. Io vi dico quello che ho visto, che ero a forno a comprare il pane perché io mattina vado anche a forno, faccio le mie commissioni da me. Praticamente ho visto quello. So che qualche un altro che ha fatto la minoranza, che non è potuto entrare in consiglio comunale, dovrebbe fare l'assessore. Dicono, ma come mai pubblici. Non l'avrebbero candidato? Non lo so, perché secondo me secondo Parecchi gli faceva perdere i voti, invece dei portai. E hanno avuto paura di questo. Però le persone quando si va in campagna elettorale si dice... Si devono dire ai cittadini cosa c'è dopo. Questo dietro. Attuale sindaco o lei, insomma, o tutti gli altri candidati, qualcuno ha anticipato quale sarebbe stata la sua squadra di governo? No, ma nessuno. Noi si è detto che era quella. Noi era quella. Se ne aveva 12 e dei leader 12 non si usciva. Quella era una cosa normalissima perché abbiamo fatto la squadra di persone civiche e sì che era quella. C'era persone che non lo so se l'hanno detto o non l'hanno detto. Quella attuale amministrazione che è uscita, quella amministrazione che è uscita, uscente, ma io penso che si vedeva chi erano le persone, ma questi non si vedeva e lei, questa persona, ha detto che questo personaggio non l'avrebbe mai inserito in consiglio, in giunta. Ora vediamo ascolti immagini, lei vediamo durante la campagna elettorale aveva fatto quelle foto davanti alla bacheca del PD di Subiano, no? Perché in quella bacheca c'era un via vai di documenti, ma che è successo? Ce lo vuoi raccontare? Sì, ma era più che altro una cosa così. No, ma anche di questi documenti. Ma insomma, praticamente una volta si appariva perché l'attuale sindaco ha detto che lei non aveva fatto accordi ma con il PD, infatti, assolutamente. Però lei non ha, prima uscì la sua foto che di candidata sindaco con tutti i candidati.
nella bacheca del PD. Praticamente, dopo lei ha dichiarato che non aveva fatto l'accordo con PD, allora usciti. Allora a quel punto lì, per uno scherzo, mi ci sono messo io, dico facciamo questo, perché tanto qui oramai va, c'è un via vai in questo bacheca del PD. Lei una parte del PD l'appoggia tutti. Ascolti, immagino, però, una parte del PD appoggiava lei o no? Ce l'ha detto. Il PD ha detto che il 50% più sono i sua. E appoggiava il PD, ma non tutto il PD, non lo so, il PD si era sfasciato, si era messo contro qualcheduno, qualcheduno sì, qualcheduno no, però ovviamente è una cosa molto molto, fino a che c'è questo personaggio a giro Pezzubiano, che va a Te Bondi, dico nome e cognome, il PD avrà sempre dei problemi grossi, ve lo dico chiaramente, perché quando ci fu le primarie fu lui a chiedermi a me le primarie. E lo sapevo, perché io lo mandai via per via di un problema, perché era assessore al sociale, lui mi deve mentire che aveva portato tutti i medici, invece di farmi la casa della salute qua giù aveva portato i medici al tuo centro e io mi ci arrabbiai. Ma ora lì in quel centro che c'è stato portato? E ora c'è stato portato la scuola media, io il mattino ho chiesto il sopralluogo perché ci piove, ma non perché va a Te Bondi. Questa è una cosa molto molto grave, perché, lui è proprietario di questa scuola, dove è la scuola. Non si ora, fa ora glielo diciamo seriamente, vorrei, che lui si assume la responsabilità di quello che ma dice. Ma è la verità. È la verità. Ma io la verità Non si taglia, non si taglia. No, no, ma a parte il tagliare, no, non è un problema di tagliare, lei si assume la responsabilità di quello che dice. Tutto qua, né più né meno, insomma, solo questo. Io dico questo, che... Ma vorrei chiedere al Comune di Capolona se quando è stata assegnata la scuola media in questa zona si è fatto un bando, perché si deve fare un bando di appalto, si deve fare un bando di assegnazione. Vorrei capirlo. Questo, ma io, a me mi risulta che l'affitto è stato riscosso dopo tanto tempo, il contratto è stato firmato dopo 2 mesi o 3. Io ora farò ora da consigliere, perché ho il potere da consigliere, perché il mattino ho firmato l'accettazione, ho il potere da consigliere, da vecchio consigliere e da nuovo. Io voglio verificare anche queste cose, perché non perché va a Te Bondi, non perché è in mano a questo personaggio. Lui può fare denuncia a me, io posso fare denuncia. No, no, io dico la verità. E questa è la cosa mia, perché io ero sindaco allora, quando lui era assessore. E sicché si è ripresentato... Io mi sono fidato per la seconda volta, 2 volte, perché prima quando era assessore e ora mi sono fidato. Qualcheduno mi diceva, che era un uccellino dietro, non ti fidare, non ti fidare, non ti fidare, non ti fidare. E infatti ha avuto ragione questa persona, non ti fidare, non ti fidare. È stato in questa maniera. Ma il problema è questo, si fida anche personaggi più alti di questa persona. È questo, ma lui fa il suo, ha ragione. C'aveva la scuola, perché se vincevo io, la scuola lì ci rimaneva pochissimo, pochissimo. Ora ci sarà, non so quanto, perché sarà il sindaco di ora a dover rispondere in consiglio comunale, perché io voglio sapere quanto ci sta la scuola lì e quanto potere ha questo sindaco. Lo voglio sapere. Non perché... Ma lei lo sa quanto è l'affitto che i comuni... No, non lo so preciso, perché dicono cifre più grosse e più piccole, però non è questo. Di chi è lo stabile? E lo stabile è il proprietario e il segretario del PD di Subiano. Ah, ok. Questo è una cosa... Ma io non è il segretario... Il segretario del PD di Subiano... Poi magari è tutto regolare, fatto, però... Ha fatto il suo. No, no, è tutto ha fatto regolare. Il, suo. Il segretario del PD di Subiano ha fatto il suo. E giustamente ha fatto il suo. Perché ha mandato avanti la sua azienda, la sua proprietà. È una cosa giusta. Una cosa, ma io non vorrei la scelta... Ma qualcuno... Qualcun altro ci ha lavorato in quello stabile? Sì, la guarda caso, il progettista degli impianti elettrici è babbo dell'attuale sindaco. Vabbè, ma io, questo è un caso. Questo è un caso, ma sempre un caso sarà, ma sempre un caso sarà. Ma i cittadini Subiano, ma quanto si svegliano? Io vorrei fare l'appello, ma quando si svegliano i cittadini Subiano? Quanto stanno? Ma lei capisce che se vi presentate in 5... Sì, ma hanno ragione, hanno dura, ragione. Insomma, ma devo scegliere chi... Chi li difende? Devono scegliere chi praticamente fa il bene di Subiano. Invece non li scegliono. Perché, scusa, questo.
l'attuale, chi ha vinto farà il bene di Subiano, perché? Ma no? Io penso di sì, lo faccia, io penso che ci provi. E poi c'aveva un Maggini che fa la minoranza dentro. Io gli ho detto che stiano attenti a come si comportano, perché non è un pello molto, molto accurato, perché si deve comportare bene, si deve rappresentare tutti i cittadini, si deve rappresentare tutti i dipendenti, si deve pensare a tutto, capito? Tutto, a tutte le cose che serve a Subiano, non che serve personali, perché personalismo non si deve mettere da nessuna parte. Io non l'ho mai messo quando facevo sindaco, perché sennò non prendevo 819 voti, penso 18, non so preciso, però io ho preso la coppa del nonno, l'ho detto, mi sta bene. Va bene. Ma insomma, ecco, è l'attuale. Ma lei come preferenza ha preso il numero più alto? È arrivato secondo. No, come preferenze personali. No, preso lui il era candidato. Ero candidato, io non. Sono andato alla lista. Sono voti suoi quelli. Sono andato alla lista, logico. Insomma, allora, chi ha vinto l'elezione a Subiano può avere una collocazione politica e se sì, dove la può avere? Ma io le dico questo, lei 5 mesi fa non andava alla coppia a fare la spesa perché c'era i comunisti. E qui si riassume un'altra volta la responsabilità di quello che dice. Praticamente a me me la frase più ricorrente cosa mia personale di questa trasmissione. Con lei. Io posso dire questo. Io, lei personalmente all'anagrafe mi disse questo. Sicché ora non lo so se ma i comunisti non esistono più. Ma i comunisti non esistono più. Però esiste ancora le in quella lista però ci sono delle persone che alla tessera del PD ci saranno, come eletti sì. O no? Ci saranno sì. Ci sono altri che si identificano con idee più di destra o no? Ce lo dica Maggi. Dove, in questa lista? In quella lista. Ma in quella lista c'è persone che sono di destra, secondo me. C'è persone che si identificano di sinistra. Per me un candidato a sindaco disse che aveva fatto una padella di cipolle e ci sarà da piangerci veramente con quelle cipolle quando evaporano sopra quella padella. Va bene, insomma siete coloriti a Subiano, sì. Questo mi pare che sia il commento. Abbiamo dei record insomma, ecco, sì. Abbiamo tanti record a Subiano, sì, sì. Abbiamo il record delle 5 liste, abbiamo un dipendente che si presenta sindaco, abbiamo tante regole, abbiamo un certo cose, personaggi che appoggiano, hanno appoggiato questi qui, ma se no non c'è dappertutto, eh. No, noi non si è voluto appoggio, sì. Io non lo so se c'è dappertutto, ma io personalmente lei, non però, ho voluto appoggi da nessuno e non li vorrei mai, perché noi si deve vincere con cittadini. Ma insomma questa Lega che stravince? Ma io qualcosa è successo. Ci fa un pensierino sulla Lega adesso. No, io sto qui fuori dal sistema politico. Ah, pensavo che ora facessi un pensierino sulla Lega. Io no. Io non mi presento né come Lega né come PD né come niente. Io starò fuori dal sistema politico perché ho 66 anni, da mollà, non ho preso una decisione fino ad ora, perché la politica, ho fatto sindacato tanto tempo, io, sapete. E dopo sono andato in pensione. Ho avuto fortuna perché sono andato in pensione nel 98, faccio conti, nel 98, il 20 di dicembre. 20 anni fa. Ascolti Maggini, 20 anni qualcosa. Ci sveli pensione a 46 i suoi anni. Progetti. Una bella fra fortuna. 5 anni la ritroviamo candidato a Subiano un'altra volta. Basta. Subiano, no, basta, finito. Non ci credo, via. No, lei si prepara già un'opposizione per 5 anni, pronto. Io preparerò un gruppo. Ve lo dico chiaramente, un gruppo molto allargato di persone, che, allargato parecchio però, allargato di persone che possono amministrare Subiano. Questo ho intenzione di farlo, non ho intenzione di fermarmi. Quindi una scuola, una scuola di formazione per sì, i futuri sì, amministratori però io starò di Subiano. Fuori, però io starò fuori, io starò solo fuori, perché non basta, quando ho detto basta, perché... Ora sono arrivato, per 5 anni secondo. Per 5 anni rimane in consiglio. Per 5 anni rimango in consiglio. Si può anche dimettere dal consiglio. Speriamo di no. No, non immagini. Non ci dia sta delusione. Perché, no, io ho detto questo. Anche che si dimette. Non mi sono dimesso la volta passata e potevo avere anche qualche motivo. Questa volta che i cittadini mi hanno dato 818 voti, ma sarà che io mi dimetta? Ma io devo rappresentare questi 800 voti più praticamente i cittadini che hanno visto qualcosa su di me, capito? E forse se sarà stato fatto un gruppetto
forse di quelli della minoranza, forse ora era molto meglio per Subbiano. Questo per te, eh? Allora, va bene, io direi che ci siamo divertiti forse più di altre volte, però ripeto, sì, è stata una trasmissione, speriamo che nessuno insomma poi dia seguito a quello che abbiamo detto, anzi più che altro ha detto il consigliere il Maggini, ecco, le sue dichiarazioni. Va bene, comunque... Io ho detto quello che... non ho quello che pensavo. Ho detto la verità. Per carità. E questo è il problema grosso. Ho detto la verità. A chi la mandate d'accordo, insomma, ecco, tutto lì. Perché, va bene. Perché se nel telefono si può far vedere le cose, ma io ho degli accordi, dei sistemi firmati, delle persone che hanno firmato per fare una lista con me, insomma, ecco, non un personaggio con me, ma persone che hanno fatto un documento. Ma lei in cuor suo cosa avrebbe voluto, sarebbe voluto essere al posto di chi ha vinto oggi? No, a questo punto, in queste condizioni qui no, perché non si sa se perché se non l'ha fatto il vice sindaco, evidentemente, non si sa se deve magari voleva fare il sindaco, ma se io dovevo fare il vice sindaco a un personaggio che sarebbe stato il babbo di questa, chi lo farà il sindaco ora? Io un giorno vorrei capirlo, chi lo fa il sindaco ora? Quello eletto, Quello eletto, lei firmerà e basta per me, secondo me. Secondo me, e lo dovrà fare, perché io dico questo, e io immagino non molla, perché rappresenta 800 voti. Vedremo cosa succederà, magari saremo una seconda puntata, per adesso è tutto. Noi ora via via lo chiameremo, immagini, ci racconterà quindi la vicenda di Subbiano, che hanno sempre appassionato tutti, quindi vediamo. Alla prossima puntata, grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci.